giorno e la storia. Oggi è il 22 dicembre. ...1908... nasce Giacomo Manzoni, meglio conosciuto come Manzù. 1947, l'Assemblea Costituente approva la nuova Carta Costituzionale. 1979, Fabrizio De André liberato dai sequestratori. Commenta il Fatto del Giorno Andrea Cangini, direttore de Il Resto del Carlino e Quotidiano Nazionale. Oggi ho scelto di ricordare il caso Dreyfus per ricordare a ciascuno di noi come l'antisemitismo abbia radici in Francia.